cura. C'è il film Cedo, che parla, che è un fortissimo atto di accusa nei confronti della classe dei marabù, cioè dei dignitari islamici. Attenzione, non è un'accusa e non è una critica nei confronti dell'Islam, ma è una critica nei confronti della strumentalizzazione che i potenti, lo dicevamo prima, mettono in atto per poter sfruttare la popolazione civile. La critica fu tanto forte e tanto potente, la classe dei marabù islamici, che il film fu censurato per circa una decina di anni e non fu trasmesso da nessuna parte. Così come fu censurato, però questa volta in Francia e in Europa, un altro film, Camp de Charoï. Charoï è un luogo alle porte di Dakar che è stato teatro di un terribile massacro avvenuto alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Lo stesso battaglione di cui parlavamo prima, quello dei fucilieri senegalesi, era in fase di dismissione, era già disarmato, e erano nati degli sprezzi per il mancato pagamento degli stipendi ai soldati senegalesi, e in seguito a questi sprezzi successe che di notte i soldati francesi fecero irruzione nell'accampamento dei soldati senegalesi disarmati e compirono un massacro. Questa cosa è molto presente nella memoria dei senegalesi, è qualcosa che è difficile scolpire. Io sono stato anche in questo caso a Charoï, è un luogo al di fuori di ogni rotta turistica, e vi assicuro che ascoltare i racconti di chi ormai novantenne se non oltre in qualche modo fu coinvolto in questo episodio è qualcosa di molto toccante. Ad ogni modo vi dico che la Francia è stata pure condannata per questo episodio e per il modo in cui trattò i suoi soldati senegalesi dal Tribunale Internazionale dei Diritti dei Combattenti, proprio per dirla tutta. Veniamo all'ultima parte della produzione cinematografica, ci sono tanti altri film e c'è la scrittura, ma ovviamente per questione di tempo saltiamo. Fatine, che è il film di stasera, fa parte di una supposta trilogia di film dedicati alla donna, a quello che Sam Ben definì l'eroismo quotidiano della donna africana. Fanno parte di questa trilogia, non si capisce bene se fu effettivamente completata, un corto che si chiama proprio L'eroismo quotidiano e un film per il quale Sam Ben è stato conosciuto dal grande pubblico anche europeo, che si chiama Molade. Probabilmente alcuni di voi l'hanno visto, ne hanno sentito parlare. Il tema centrale di questo film è l'escissione, ovviamente parliamo sempre della donna africana. E il messaggio principale di questo film è che l'escissione deve essere considerato un problema esclusivamente femminile. In che senso? Che deve essere la donna, in quanto individuo, ad autodeterminarsi e a poter scegliere se vuole l'escissione o meno. Questo senza alcuna ingerenza maschile, senza alcuna ingerenza di tipo religioso, senza alcuna ingerenza di tipo tradizionale, né da parte degli anziani né da parte dei poteri, ma la singola